La mia impressione è che per la prima volta la consapevolezza del problema sia ampiamente diffusa, non soltanto nella comunità europea, cui verrò tra qualche istante, ma anche nella comunità politica internazionale. Se ne è discusso in modo non sufficientemente approfondito, forse rispetto a quello che si farà naturalmente a Parigi durante il summit del G20 in Australia lo scorso novembre, è stato un tema chiave nella discussione del G7. El Mao credo che abbia segnato dei punti importanti nel ribadire gli obiettivi e l'impegno della comunità internazionale. Noi abbiamo oggi l'appuntamento di settembre alle Nazioni Unite a cui attribuiamo grande importanza comunque in preparazione di Parigi 2015, perché il lavoro che sta svolgendo il segretario generale dell'ONU nel mettere in agenda come priorità il tema della lotta al cambiamento climatico e di un diverso approccio verso la sostenibilità non è banale. Quindi settembre l'appuntamento alle Nazioni Unite, a ottobre d'intesa con il governo francese e con l'Unione Europea, Milano sarà la sede di un appuntamento preparatorio a Parigi, e lo vogliamo fare perché pensiamo che il rapporto tra Expo, Nutrire il Pianeta e la conferenza di Parigi possa lasciare qualche suggestione interessante e significativa, e poi naturalmente avremo il vertice di novembre in Turchia del G20, che sarà l'occasione ulteriore in attesa dell'appuntamento di Parigi.